Buonasera a tutti coloro che si sono collegati e che ci ascoltano. Sono Guido Duiella, vi parlo dalla Libreria Popolare di Via Tadino e ringrazio subito l'editore e Libri di Asporto che hanno organizzato questo incontro con Bianca Pizzorno. Un incontro che non è casuale, perché Bianca Pizzorno è una grande amica della nostra libreria e quindi questo mi dà doppiamente piacere. È un dialogo, sarà il nostro, un dialogo fra amici, anche se paradossalmente in questo momento siamo tutti e due a Milano, ma tramite internet. E quindi io posso dare virtualmente il bentornato a Bianca Pizzorno della Libreria Popolare. Io vi parlo non dal negozio, ma dal nostro spazio degli incontri, che ovviamente in questo periodo già mesi è rimasto un po' vuoto, ma lo riempiamo con questi collegamenti online. Ecco, detto ciò, questa sera parliamo di una novità libraria, cioè il nuovo libro di Bianca Pizzorno, Sortilegi, edito da Bompiani, che potrete trovare in libreria da domani. E quindi questa è un'assoluta anticipazione. Potrete andare in libreria già con le idee molto chiare e chiedere al vostro libraio preferito. Mi raccomando, andate dai librai, al vostro libraio preferito, voglio sortilegi. Perché? E potrete poi dargli i buoni motivi. Ecco, sortilegi è quello che un po' vorremmo noi che succedesse in questo periodo di pandemia, qualche sortilegio che ci faccia guarire miracolosamente. E qui si parla di magie, chiaramente. Sono tre racconti, quindi non è un romanzo, sono tre racconti. Tre racconti non di fantasia, perché ognuno di questi tre racconti ha le sue radici in fatti storici Anche in oggetti concreti. esatto, e di concetti concreti. Perché voi sapete che Bianca Pizzorno è notissima scrittrice di libri per bambini, ma è anche una storica, è anche una traduttrice, una romanziera, ha scritto moltissime altre cose. Quindi questo libro, questi tre racconti, si agganciano a delle realtà e sviluppano dei concetti. Sono legati appunto da questo filo, diciamo, di fatti, diciamo così, magici, di sortilegi o presunti tali. Io vorrei, siccome i sortilegi si basano appunto su formule magiche, questi libri trattano anche e non solo, del potere della parola, che è un'affermazione che uno dei personaggi fa all'inizio di uno dei racconti. Quindi il potere della parola. Il potere della parola che è potere dello scrittore, potere per le formule magiche e potere in generale anche, ma qui la storica, perché insisto, questi libri nascono da una ricerca anche storica, una riflessione antropologica, un confronto su documenti e non sono generati dalla pur fervidissima fantasia di Bianca Pizzorno. Ecco. Quindi il potere della parola è il primo spunto che vorrei dare a Bianca perché cominciasse a raccontarci qualcosa. Ma vi confesso che il secondo racconto, quello che adesso è intitolato Maledizione, in origine io l'avevo intitolato Il potere delle parole, non della parola, ma delle parole, perché parla di un incantesimo ricamato su una tovaglietta che esiste davvero, quando me l'hanno, io non l'ho vista in carne ed ossa, se una tovaglietta ha carne e ossa, non l'ho vista in concreto, ho visto una fotografia perché in questo momento la stanno restaurando, però verrà esposta presto nel Museo Etnografico di Sassari, mia città natale. E mi ha colpito moltissimo questo fatto che qualcuno abbia pensato di mediare, mandare una maledizione
che avrebbe dovuto procurare morte e sofferenze atroci attraverso delle parole ricamate su un quadratino di lino. Io ho subito pensato che chi le ha ricamate fosse analfabeta e non lo sapesse, che non ci fosse cattiva intenzione da chi ricamava, ma da chi le aveva disegnate, scritte in origine. E questo poi riporta appunto a un discorso enorme, generale, al grande potere della parola. Nella Bibbia il creato viene creato da una parola, per andare alle radici più lontane della nostra civiltà. Quando studiamo, come io ho studiato con grandissima passione, le origini della civiltà greca, che secondo me è la più importante fra le nostre radici, ci sono, prima di arrivare al greco antico, al greco di Omero, ci sono due lingue micenee che si fanno da segni, che in origine servivano semplicemente a numerare i sacchi di grano che arrivavano sulle navi, si fanno sillabe, si fanno suoni. Per esempio, basileus sono tre sillabe, pa, si, reu, basilissa, che è la regina, ah no, gli Achei si chiamano a, ka, ioi. E da lì si sviluppa la lingua greca di Omero, di Eschilo, con tutta la sua grande ricchezza. Quindi la civiltà umana, d'altra parte, da che cosa l'uomo si distingue dagli altri mammiferi? Dal fatto che parla. E curiosamente, gli altri animali che parlano non sono mammiferi, perché sono qualche uccello, pappagallo o il merlo indiano, però non esiste un altro mammifero che parli. Dicono alcune leggende che le mucche nella notte di Natale, se uno sa ascoltare, parlino, però nella realtà non lo sappiamo. Quindi questo fatto di articolare parole è probabilmente anche lo sviluppo del cervello che ci permette di articolare parole, è il segno dell'evoluzione umana. Adesso stiamo quasi andando al darwinismo, però l'uomo che parla ha un potere enorme. D'altra parte, tornando sempre al greco antico, che io tanto amo, l'uomo perfetto è quello che agisce bene ma parla bene. Se mi pare nella Paideia di Achille, studiata ai suoi tempi da Giuliano l'Apostata e poi ristudiata da Giuliano Manacorda, Achille, che veniva considerato l'uomo perfetto, noi oggi tendiamo a preferire Ettore, però gli antichi, anche Leopardi, preferivano Achille. Achille veniva considerato ottimo perché, a parte di essere fortissimo e di non poter mai venire sconfitto, tranne quando lo colpivano al tallone, sapeva parlare molto bene in mezzo alle assemblee degli uomini. Quindi questo potere della parola già Omero lo conosce come qualcosa di separato da altre attività umane. Lo scrittore si trova a maneggiare questo strumento così bello e così importante più degli altri. Poi oggi ci sono tanti politici che usano le parole per dire stupidaggini, però anche quello è potere della parola, che noi ci accorgiamo da come uno parla, se sta dicendo le stupidaggini oppure no. Ecco, dunque questo racconto è il secondo del libro, ma siamo partiti da questo perché è abbastanza il cuore di tutta una serie di cose. Abbiamo questo reperto con questa maledizione scritta, quindi queste parole usate. E l'autrice si interroga e dice: quale storia ci ha portato questo fazzoletto? E qui ci sono delle altre cose che si imparano, cose storiche sui costumi della società sarda all'epoca, perché è la storia di una trovatella trovata sui gradini della chiesa, raccolta dal prete, che la salva e che, a proposito di parole, le dà un nome, no? Quindi la chiama Vittoria,
come auspicio a vincere, e poi le dà un cognome, essendo la Domenica delle Palme, la chiama Palmas, e quindi la protagonista di questo racconto è Vittoria Palmas. Ma qui, nello sviluppo del racconto, ci viene anche raccontato qualcosa come quella società si occupava o non si occupava di questi orfanelli, di questi trovatelli. E una delle cose che mi ha colpito è che esisteva l'istituzione del padre degli orfani, e poi esisteva un orecchino particolare, il sarcignò, che identificava questi orfanelli. E esisteva un istituto, la carta de mossos o encartment, che segnava un po' il destino di questi bambini. E ecco, qui, senza appunto raccontare la storia, perché il racconto ve lo dovete comprare voi, però vi diamo alcuni elementi sempre per ribadire questo concetto. Si racconta una storia dove la fantasia ha rimesso assieme dei pezzi di verità storiche, di costumi. Certo, ma io devo dire che ho un pochino lavorato comprimendo i tempi, perché la storia non ha una datazione precisa e può essere a cavallo fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Nei primi dell'Ottocento in Sardegna venivano tante persone alla ricerca di tesori nascosti, nel senso che noi abbiamo delle miniere, ma non miniere tanto preziose, però la Sardegna ha avuto le sue miniere. Balzac, a un certo punto, lui era uno che amava il lusso e sperperava tutti i suoi soldi, era in miseria, gli dicono: guarda che in Sardegna ci sono delle miniere d'argento. Lui si fa prestare un po' di soldi per pagare il viaggio e la concessione, viene in Sardegna e trova che gliel'hanno soffiata la miniera, l'unica miniera d'argento gliel'ha soffiata un suo amico, e va via. Questo mi aveva molto divertito, l'idea del grande scrittore che da Parigi viene da noi e se ne torna con le pive nel sacco. E infatti il protagonista, il cui nome è ricamato sulla tovaglietta come il nome di Vittoria Palma, e che non ho inventato io, è ricamato nella Maledizione, viene alla ricerca di tesori, e non dico come va a finire. Faccio osservare un'altra cosa, che in questo racconto ci sono tre donne buone, fra virgolette, e sono tre donne povere, e c'è Vittoria Palmas, che il prete, pur non essendo pagano, battezza sapendo il potere delle parole, che nomen est omen, cioè destino, auspicio e via dicendo. Poi c'è una bambina che si chiama Remedia. Remedia è un nome molto diffuso in Sardegna. C'è un santuario, la Madonna del Rimedio, dove si fanno grandi feste e si mangiano anche delle anguille buonissime il giorno della Madonna del Rimedio, e molte bambine vengono chiamate Remedia. Troviamo Remedios in García Márquez. Vi ricordate, in Cent'anni di solitudine, mi pare che ci fossero due o tre addirittura Remedios la Bella, che vola per aria mentre piegano le lenzuola nel cortile. E però anche questo l'ho scelto apposta, perché Remedia è una bambina speciale, è una bambina che ama la natura e che ha il potere nelle sue piccole dita di risanare le zampe rotte delle cavallette, le bisce schiacciate, gli uccellini caduti dal nido. Mentre c'è la maestra ricamatrice, che ha un nome sardo tradizionale, si chiama Antioga, ma quello non è un nome simbolico. Però simbolico è che la cattiva non ha un nome. La cattiva viene chiamata la signora della Domo Manna, colei che lancia la maledizione. Le ho voluto togliere, l'avrei potuta, a quel punto io ero veramente il demiurgo, le potevo dare un nome qualsiasi, ho scelto di non darle un nome proprio per dimostrare che, come dire, l'assenza di nome vuol dire che già hai qualche lacuna nella tua personalità. E infatti lei non ha una parola che la definisca, ma usa le parole per uccidere, far soffrire gli altri. Però rimane scornata, sappiate lettori, la storia finisce bene. Bene. Allora possiamo passare a un altro racconto, il terzo, l'ultimo,
e poi lasciamo per siccome i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno prima, allora il primo racconto lo lasciamo per ultimo e parliamo del terzo racconto. Anche qui c'è una magia legata questa volta al profumo. Cambiamo epoca, andiamo nel 1950 e qui si racconta di emigrazione che la Sardegna, come tanti altri dell'Italia, ha avuto, ma un'emigrazione che mantiene, come sempre gli emigrati hanno cercato di fare, quale che fosse la regione da cui provenivano, un legame con le proprie radici, con la propria terra. E qui il legame viene trovato in una cosa molto particolare, molto intima, molto, molto domestica, direi quasi materna. I biscotti che in una certa famiglia venivano fatti attraverso una ricetta esclusiva mitologica di origine molto antica. Molto antica, esatto, che aveva un profumo meraviglioso, un profumo che riesce a raggiungere, e qui c'è veramente un elemento di grande poesia, no? Che riesce a raggiungere e conforta anche gli emigrati, anche lontani, in Argentina in questo caso. Ecco, e qui c'è questa magia del profumo e il tentativo di imitare, di ricostruire un qualcosa che però forse così lontano, fuori dall'origine, fuori dalla radice, non può essere ripiantato. Ecco. E qui siamo proprio a livello di forti sentimenti che questi profumi evocano. Certo, io devo dire che l'origine di questo racconto è stato non soltanto il fatto che esistono questi biscotti, io li ho anche mangiati, anche se mi dicono che non sono più come quelli originali e via dicendo, ma anche un'intervista filmata che ho visto fra le due ultime eredi del segreto che si battibeccano fra di loro, perché ciascuna sostiene che i veri biscotti sono quelli, una dice sono quelli che faccio io, l'altra dice sono quelli che faceva mia mamma e che non fa più nessuno così. E anche lì anche questa era un chiamare in causa le donne, in questo caso con le piccole baruffe chiozzotte, no? Del paese in cui c'è il... E poi cosa facciamo per decidere qual è quello più buono, quello vero, originale? Non chiamiamo uno del paese che ci dica ha ragione lei o ha ragione lui, ma mettiamo un pezzettino di carta che è rimasto dalla carta, oggi la chiameremo carta forno, che si metteva nelle teglie su cui si poggiava l'impasto, lo mettiamo in una busta e lo mandiamo ai parenti che sono emigrati in Argentina, perché loro riconoscano e dicano sì, è vero. E a quel punto io mi sono divertita a seguire il viaggio di questa busta da cui emana questo profumo così terribile che fa cascare gli uccelli nel cielo, che sulla nave, sul Gran Transatlantico, anche lì avevo un arco di tempo più ampio dove ambientarlo, ma ho scelto il 50 perché dopo in Argentina si andava in aereo. E un profumo che in aereo faceva impazzire i piloti, faceva cascare l'aereo, cioè era meglio che cadessero gli uccelli, si mettessero a nuotare nel mare. Ho inserito anche un fratello di mio nonno che era scappato in Argentina a suonare il violino, e il padre, che invece era un austero professore universitario, l'aveva disconosciuto, e noi di questo prozio non abbiamo saputo più niente. Quindi mi sono proprio divertita a rimettere insieme pezzi di realtà sarda quasi contemporanea, mescolando il basso del campanilismo, appunto della rivalità fra due impastatrici di biscotti, con la grande magia del viaggio, del mare, dei gabbiani, dei cavalli, della pampa, che la notte impazziscono a sentire questo rumore, perché questo foglietto arriva sul tavolo degli emigrati, che fanno appena appena in tempo a annusarlo, ma poi il vento se lo porta via e sta ancora volando sulla pampa, per cui qualcuno ancora può sentire il profumo che stordisce nelle notti di luna.
ma mi sono divertita molto con questo racconto, e mentre gli altri mi hanno fatto, il primo soprattutto mi ha fatto molto soffrire, secondo no, ma questo è veramente un gioco della fantasia e delle parole, della magia delle parole. È veramente un racconto delizioso che anche a noi ci fa divertire, ci fa essere un po' più sereni, ecco, ci dà un po' più di serenità. E quindi arriviamo adesso al primo racconto, che è anche quello più corposo, più lungo, diciamo, e anche questo ha un preciso periodo storico. Il 600 della peste, è ambientato non in Sardegna, ambientato in Toscana, e narra le vicende, faccio un piccolo inciso, tutto questo libro è un libro di donne, di protagoniste femminili, che siano le pasticcere, che siano la trovatella, la ricamatrice, ecco. E anche qui c'è una ragazzina, figlia di contadini, che abitano un casolare sperduto ai margini del bosco e del borgo, che miracolosamente, potremmo dire, sopravvive alla peste, che invece si è portata via tutti i familiari e pure i vicini. E qui c'è, diciamo, in realtà la prima magia, che è quella della sopravvivenza di questa bambina, che riesce a crescere isolata, lontana dal borgo, e a tutti ormai convinta che non solo, ecco, lei è convinta, poverina, che non solo i suoi genitori, le sorelle, i servi della fattoria siano spariti dal mondo, ma che tutti siano spariti. Lei è come nella nuvola rossa di Schill, lei è sicura di essere l'unico essere umano rimasto al mondo. Esatto, e questo è il motivo per cui nemmeno lei si muove più dal casolare, perché dice: certo, non c'è niente attorno, non c'è nessuno, sto qua e cerco di... Quindi le prime pagine sono proprio anche questo racconto del rapporto diretto e forte con la natura, certo, e con gli animali, e con le cose, perché lei riesce a sopravvivere in quanto, se vogliamo, elemento naturale in quel momento, certo, non c'è più società. No, perché è sola, pensa di essere l'unica al mondo, ma la natura la colpisce, la protegge. E poi invece gli uomini ci sono nel paese anche vicino, non sanno che lei esista, e quando la scoprono non la proteggono. Esattamente, perché passano appunto gli anni, sono raccontati, come dire, molto bene anche la dimensione di discordia invece della società, degli uomini, del borgo, di quelli che sono sopravvissuti, no? Che sono nemici fra di loro, che si azzuffano e via dicendo. Sono ancora una volta anche loro sottoposti ad altre epidemie, ad altri malanni della natura e altre cose, no? E a un certo punto c'è la scoperta da parte di qualcuno di loro di questa figura misteriosa nel bosco, che qualcuno crede che sia una fata, qualcuno crede che non esista, qualcuno comincia a pensare che sia una strega, perché quando succedono fatti che tu non riesci a governare, ecco che allora ti giustifichi e ti appelli alla cattiveria di sorti malvagie, di personaggi malvagi. D'altra parte, siamo nel 600, era da un po' che la caccia alle streghe, le streghe erano state, come dire, istituzionalizzate, tutto un sapere femminile, anche di guarigione e di conoscenza della natura, veniva trasformato e interpretato come magie da potenze infernali, no? E quindi l'interpretazione, scoprendo questa figura, è che ci fosse un sortilegio
che l'ha fatta arrivare fino lì, insomma. In più aveva la grande colpa di essere bellissima, perché questa è un'altra delle cose che pesano, no? E cosa succede quando arrivano gli uomini e decidono di scaricare proprio come su un parafulmine tutte le loro contraddizioni, la loro incapacità su questa figura? E è il capro espiatorio alla fine. Certo. Ma succede quello che è successo a una infinità di povere donne che conoscevano le erbe o che praticavano una medicina che oggi sarebbe anche chic, new age, che invece sono state considerate streghe e sono state processate e condannate. D'altra parte, Giovanna d'Arco, l'inizio dei sospetti su Giovanna d'Arco era che lei parlava con le fate perché danzava sotto gli alberi con le altre ragazzine del villaggio. Poi lei ha detto: no, io non parlo con le fate, io parlo con San Michele, non mi ricordo, erano tre i suoi interlocutori. Ma io, la trama non è una trama così, non è un giallo, voglio dire. Quello che mi interessava molto era questa atmosfera di passaggio dalla razionalità, cioè dalla irrazionalità del passato a una razionalità più scientifica, perché questa storia è quasi contemporanea al processo Galileo Galilei. Chi processa la giovane Caterina, ignorante e povera, è la stessa Inquisizione che costringe Galileo Galilei, il più grande scienziato d'Europa, che aveva prima ancora delle teorie del sistema solare, aveva inventato il cannocchiale, che si vendeva in tutta Europa e di cui tutti andavano pazzi. Però lui è costretto dall'Inquisizione a attraversare l'Italia flagellata dalla peste, a subire il processo, non torturato come Caterina, per fortuna, a venire condannato al carcere, poi per fortuna, per protezione dei medici, vive agli arresti domiciliari, diciamo, in una villa vicino al posto dove era il casale di Caterina. Il personaggio, la sua famiglia, un po' la sua storia, sono figlie, se vogliamo chiamare così, di altre parole scritte in quei tempi dalla figlia di Galileo Galilei, che si chiamava Virginia e è stata fatta suora per volontà del padre a 13 anni, senza vocazione, però ha preso il nome di Suor Maria Celeste, alludendo alle ricerche astronomiche del padre. Anche lì la parola del nome, lei si poteva chiamare come le altre suore, crocifissa, la sorella, perché erano due le figlie di Galileo fatte suore, si era chiamata Arcangela, non c'entrava niente. Lei ha scelto di chiamarsi Celeste, perché il padre scrutava i cieli. E diventa, siccome fino a 13 anni il padre l'aveva istruita come un maschio, le aveva insegnato le arti del trivio e del quadrivio e anche un po' di scienza, lei conosceva le erbe ed era diventata quella che dirigeva il laboratorio officinalis del convento, faceva i liquori, faceva i medicinali, faceva i dolci, faceva le pere candite che mandava al padre. Ci sono delle lettere tenerissime: vi ho mandato dei morselletti al pan di ramerino e una pera candita che spero vi piaccia. E questa suora scrive con una lingua ancora di un'attualità, di una spontaneità, con dei registri tristi, naturalmente, quando è preoccupata per il padre, ironici quando deve criticare qualche. In una di queste lettere, parlando della peste, che loro chiamano il male contagioso, dice: Tizio è morto, il tale è guarito, nella tal famiglia è morto Tizio e Caio, la famiglia dei Farcigli, quei contadini che stavano in un podere, sono morti tutti. Non so i dettagli, ma vi posso assicurare, so con certezza che sono morti tutti. E a quel punto in me è scattata l'idea: no, una bimbetta
è scampata. Non l'hanno trovata perché la madre, per evitarle l'incontro con i monatti, l'aveva mandata da una vicina di bosco, diciamo così. E questo viaggio della bambina l'ho un po' raccontato come un archetipo delle grandi fiabe. Cappuccetto Rosso, lei quando va a cercare la vecchia Costanza, che poi è morta anche lei di peste, col cestinetto, perché la madre gli aveva dato un po' di provviste, poi gli aveva detto portati anche la capra che magari vi serve per il latte, e lei cammina da sola nel bosco ed è Cappuccetto Rosso. Poi racconto in alternanza la storia del ragazzino, che sarà poi da adulto l'unico che l'aiuterà, perché quando si litigano nel paese, chi crede alle streghe, chi non ci crede, anche chi non ci crede non muove un dito per aiutarla, tranne questo Lorenzo. E perché l'aiuta? Perché anche lui da bambino ha avuto un'infanzia di privazioni e di sofferenze e può sviluppare la compassione, da compatior. E lui è Pollicino, cioè il fatto che in periodi di carestia i genitori buttassero i bambini fuori di casa, li facessero perdere perché non avevano da dargli da mangiare, non perché erano cattivi, per evitarsi lo strazio di vedere i bambini morti di fame, o per non fare come il conte Ugolino, che chissà se li ha mangiati lui, ma comunque li ha visti morire di fame sotto i suoi occhi. E quindi ho cercato di mescolare un po' delle documentazioni, voglio dire, le lettere di Suor Celeste Galilei le abbiamo concrete in pergamena, o forse erano già scritte sulla carta, comunque sono conservate. Invece Cappuccetto Rosso e Pollicino sono dei racconti fantastici, nati in origine per tradizione orale, nati non per i bambini. Le fiabe non sono mai nate per i bambini, poi se ne sono impadroniti i bambini per vari motivi, ma in origine si raccontavano a veglia fra una comunità di età varia ed erano in qualche modo delle grandi metafore delle vicende umane. Quindi anche lì c'è una data precisa che viene data dalla lettera della figlia di Galileo, che dice: in quell'anno sono morti tutti. E si chiamano così, io gli ho ridato quel cognome. E il resto è mia immaginazione, però attendibile, basata sui fatti concreti che ho studiato di quell'epoca. È su una grande bibliografia, perché in coda a questo racconto c'è tutta la storia di come questo racconto poi sia nato. Perché anche questo è interessante, nasce dalla collaborazione fra un artista e Bianca. Certo, perché in origine, nel lontano 1990, io avevo collaborato per altri libri con Piero Ventura, che è poco chiamare illustratore, è un artista, però ha fatto anche una quantità di libri con Cesarani, ha fatto tanti libri di divulgazione dove disegnava degli omini piccoli e delle scene collettive bellissime. Io per lui avevo già fatto una vulgata della Bibbia per bambini, però riprendendo il linguaggio della Bibbia, non avevo fatto la favoletta. E ci conoscevamo, ci frequentavamo, e lui mi dice: guarda, mi è venuta un'idea, ho fatto 35, mi pare, ritratti molto belli di una donna, di una giovane che io mi immagino essere rimasta sola ai tempi della peste. Voglio fare un libro, ma non ho un testo. Quindi esistevano questi ritratti, io ho guardato in faccia questa donna, che era nata a sua volta dall'immaginazione di un contemporaneo. E questa donna aveva sulla guancia tre nei. Non so se la modella di Ventura li avesse nella realtà o se a lui sia piaciuto, per motivi estetici, diciamo, da pittore, segnare la guancia con questi tre piccoli segni. E ho scritto l'origine, diciamo, quello che potrebbe essere il nucleo principale, l'ur strega, diciamo, per illustrare le immagini di Piero Ventura. Stiamo parlando di 30 anni fa. Il libro è uscito, era un libro molto bello, molto costoso anche, è rimasto un paio d'anni soltanto in catalogo,
E poi lui mi ha ridato i diritti, mi ha restituito i diritti di questo brevissimo racconto. Dopo tanti anni, ripensandoci, ho detto, ma questo nostro isolamento, questa che non è la peste, ma questo virus che noi non riusciamo a governare, questa solitudine a cui siamo stati costretti per precauzione, hanno qualche cosa in comune con la storia della bambina dei boschi, che però allora era già grande, cioè la storia fatta insieme a Ventura cominciava quando lei viene catturata, quindi è già un'adulta ha 16, 17, 18 anni, ma insomma per quei tempi è una donna. Allora io ho detto, ma come è arrivata questa donna, da bambina, come è sopravvissuta? Come ha fatto a sopravvivere? L'ho ripresa a Banticco, diciamo, dal momento in cui erano morti i genitori, che nel primo testo era semplicemente una sua risposta all'inquisitore che le chiedeva, ma perché vivevi da sola lì in fondo al bosco? E lei risponde, perché i miei sono morti tutti di peste. Io ho ripreso questa mia frase che avevo scritto io e ho raccontato come questi sono morti di peste, come la madre, e in quello ho pensato un po' a Manzoni, vi ricordate la madre di Cecilia, che sapendo che passano i monatti a raccogliere la sua bambina morta, le mette il vestito più bello e aspetta, come comincia Manzoni, sedeva su uno di quegli usci, lo ricordo ancora, dai tempi del ginnasio, quando ce lo facevano studiare e parafrasare, e qua siamo invece al contrario. Lì era la madre viva che si congedava dalla bambina morta, qui è la madre ancora viva che ha la bambina, la madre che sta per morire e vede la bambina viva e le dice vai via, non voglio che tu veda quando ci portano via, e anche paura che portino via la bambina o che le facciano del male. E la bambina in quel modo non vede che i suoi genitori sono portati via dai monatti, va a cercare la vecchia non c'è, torna a casa, non trova più nessuno. E quindi diciamo che è stato un lavorare, se fosse un serial, diciamo che ho scritto il prequel. Ecco, allora vorrei anche segnalare un'altra cosa a chi leggerà il libro. Chi leggerà in particolare questo racconto, vedrà che il linguaggio usato nella narrazione a un certo punto cambia registro. C'è tutta una, e questo è un fatto abbastanza importante, ed è un fatto anche che dà l'idea di quanto Bianca, nel rielaborare questa sua originale iniziale racconto di tanti anni fa, abbia veramente lavorato molto, aggiunto molto e cercato anche soluzioni stilistiche che riuscissero a rendere bene le cose, perché il linguaggio, da linguaggio in un italiano, diciamo, descrittivo di tutte le vicende, a un certo punto, quando la strega, cioè questa giovane bellissima, viene individuata come una strega, perché altro non poteva essere agli occhi dei villici e dei borghigiani, a questo punto inizia il calvario, diciamo, di tutte le donne che hanno subito quella sorte, i processi, eccetera, eccetera. E qui cambia il registro, qui la voce narrante cambia perché diventa un po' la voce del cronista e non quello del narratore. Ecco, dici qualcosa su questo tipo di scelta che hai fatto. Ma la parte, diciamo, finale, quella appunto in cui i giovinastri del paese scoprono la ninfa dei boschi e poi si sviluppa invece il sospetto, l'ho scritta 5-6 volte perché non riuscivo a trovare il registro giusto. Se io proseguivo a raccontare da narratore onnisciente come avevo raccontato le altre parti, inevitabilmente prendevo parte, inevitabilmente facevo qualcosa di patetico, mi commuovevo, perché la storia è veramente una storia straziante, però non funzionava, cioè non mi piaceva, non so come dire, finché, siccome mi ero preparata leggendo un'infinità di
di resoconti reali di processi delle streghe. E qua voglio citare quel libro molto bello, Gostanza, la strega di San Miniato, che è stato pubblicato da Franco Cardini, che ha studiato il caso, che è una storia incredibile veramente, perché questa vecchia, era una vecchia guaritrice, anche lei un erborista, una vecchia guaritrice di paese, sospettata e accusata dai vicini di essere una strega, viene interrogata per essere condannata e uccisa. E comincia a raccontare una serie di follie tali che credo sia uno dei pochissimi casi in cui lo stesso inquisitore dice: ma non vedete che questa è una pazza, è una vecchia scema, è una vecchia pazza, perché non è possibile che nei sabba succedano le cose che lei... Per esempio, una cosa che a me aveva divertito molto era che tutte le streghe sono accusate ad avere un famiglio, un animale che le aiuta, le porta al sabba e via dicendo, e in genere un gatto nero, ma potrebbe essere un caprone, lei aveva un pollo e si chiamava Polletto questo, e poi altre cose. Il verbale del suo interrogatorio, e poi lei viene, per finire di raccontare i fatti, lei viene scagionata, non viene bruciata viva, viene semplicemente condannata a non esercitare più la medicina delle erbe e a vivere a 30 chilometri da dove abitava prima. La lingua di questo verbale, gli interrogatorio, che sì, sarà la lingua sua, però è stata trascritta, evidentemente c'era un notaio, non so come dire, che verbalizzava domande e risposte. È una lingua bella, ricca, ma fredda, è una lingua ufficiale, a domanda risponde, cioè come oggi se leggessimo un resoconto dei carabinieri. Oggi qualche volta ci fanno ridere il domande e risposte, come era interrogato il morto non rispose, tutte le barzellette dei carabinieri e delle loro. Allora erano i carabinieri dei tempi e scrivevano, tanto che mi sono immedesimata in questo verbalizzante, chiamiamolo così, e alla fine mi permetto una critica nei confronti della innocentissima ragazza e scrivo: una settimana prima, due settimane prima era morto Galileo ed era morto in pace e nella sua casa. Perché? Perché aveva avuto l'umiltà di abiurare. Se invece di essere così ostinata questa Caterina Farcigli avesse seguito l'esempio di Galileo, non gli sarebbe successo questo. Se lo ha fatto, vuol dire che il diavolo le dava la forza di non abbiurare. Ovviamente io non sono d'accordo con questa teoria, però ho voluto mettere questa chiosa nello spirito del tempo e nella lingua del tempo. Ecco, credo che chi ci ha seguito fino adesso abbia colto come, aprendo questo libro, troviamo moltissime cose, molte di più di quello che può sembrare, cioè dei tre racconti che si leggono con molto piacere nella bella scrittura di Bianca. Molte, moltissime cose, e ancora alcune le abbiamo accennate, e ancora ce ne sono, perché il racconto è una misura della scrittura molto difficile e molto impegnativa. E Bianca ha raccontato quanto lavoro dietro ad ogni racconto, anche all'ultimo che è di poche paginette, mentre il primo è solo una novantina di pagine, insomma. Ognuno ha richiesto moltissimo lavoro, però aprendo questo libro, come qualsiasi libro valido, noi apriamo e scopriamo tante cose che ci interrogano, ecco. E questo è la magia dei libri, ecco, per se vogliamo restare sul tema della magia. Ed è anche la magia che a quest'ora ci fa parlare piacevolmente con voi. Se qualcuno volesse porre delle domande, suppongo che possa farlo, ecco, noi due chiacchieriamo, ma c'è una sorta di regia che forse potrebbe dare voce, insomma, a chi volesse. Vedo una domanda di Francesca, la vedete?
Francesca, però questo è un libro per adulti, eh. I miei libri per ragazzi vengono ancora letti. Io ho la grande fortuna che tutti i miei libri per ragazzi sono sempre rimasti in catalogo. Si possono trovare, magari qualcuno tipo Incredibile storia di Lavinia o Ascolta il mio cuore c'è in tutte le librerie, ma anche gli altri l'editore continua a ristamparli. Non so, se voi volete trovare Principessa Laurentina, chiedete al vostro libraio di ordinarlo da Mondadori e c'è. Quindi i ragazzi, e vi assicuro che vengono letti ancora, io lo so perché prendo i diritti d'autore, non c'è prova più sicura per di sapere se i suoi libri vengono comprati e letti, perché una volta all'anno, due volte all'anno gli arriva un rendiconto e dice: di tale libro sono state vendute tante copie dei miei libri. Ma pensate che Clorofilla dal cielo blu, oppure Estraterrestre alla pari è un libro del 1979, Clorofilla del 1974, ne vengono vendute ancora non moltissime, però dalle 700 alle 1000 copie tutti gli anni, da allora, sempre ininterrottamente. Non parliamo dell'incredibile storia di Lavinia, di cui che la cosiddetta storia della cacca che fa impazzire tutti i bambini appena hanno 4, 5, 6 anni, magari glielo leggono i genitori se non sono troppo prude, perché molti non glielo leggono e si divertono moltissimo. Però io dai primi del 2000 non scrivo più libri per bambini, scrivo solo libri per adulti. I miei ultimi libri sono stati la biografia di Giuni Russo, sono stati la vita sessuale dei nostri antenati, che ho presentato alla libreria di Via, vi ricordate, per la prima presentazione in assoluto, la storia della sartina, il sogno della macchina da cucire, e poi ho scritto una storia fra il resoconto, fra il saggio e il narrativo sulle donne cubane, cioè ho fatto, ai tempi avevo scritto la biografia di Eleonora d'Armorea, che era un libro tosto, grande, grosso, pieno di ricerche d'archivio. Quindi da un lato ci sono i miei libri per bambini che continuano a camminare per il mondo con i loro piedini di carta, come ha detto una mia amica, e vanno bene. Però questi sono libri per adulti. Questo in particolare a un bambino gli spezzerebbe il cuore. Non vi consiglio di farglielo leggere. Io volevo chiedere all'autrice. Beh, per 30 anni ho scritto libri per ragazzi. Ne ho scritti abbastanza. Adesso, attualmente, anche per la mia età, anche perché per motivi anagrafici non ho più bambini in giro che mi ispirino direttamente, preferisco scrivere libri per adulti. Nel corso del lavoro si cambia, eh. Guardate Picasso, che è passato dal periodo rosa e azzurro e è arrivato a Guernica. Ma anche i bambini crescono, no? E quindi oggi ha bisogno dei sortilegi della tua scrittura e di tutti gli altri tuoi libri, no? Quindi direi, io sono molto felice che tu sia messa a scrivere libri per adulti, perché veramente ci sono tantissime cose che si possono scoprire e anche imparare, perché insisto su questo concetto, tu hai una visione e degli studi a 360 gradi, per cui se si parla di storia è perché le ricerche le fai, se si parla di letteratura è perché l'hai studiata, se si parla di etnografia è perché l'hai praticata, e con un confronto con tutti gli studiosi e specialisti di questa materia. Quindi i tuoi libri continuano a essere in altra forma, sotto la forma di romanzi, sotto la forma di racconti, sotto la forma di biografie, ancora estremamente istruttivi, come i tuoi libri per bambini lo furono per i bambini e lo sono ancora per i bambini. Posso aggiungere una cosa? Ho detto
ho detto e viene detto che è la prima volta che io pubblico dei romanzi, dei racconti, perché ho sempre fatto dei romanzi. Non è esatto. Io avevo scritto un'unica raccolta di racconti che era Parlare a Vanvera. Qualcuno se lo ricorderà, erano delle false etimologie di modi di dire, come appunto parlare a Vanvera, mangiare la foglia, filare all'inglese, via dicendo. E quello l'avevo scritto per bambini, per ragazzi, anche se per ogni racconto mi ero ispirata, che ne so, rompere gli indugi, mi ero ispirata a Agatha Christie. E curiosamente un libro uscito per bambini, in una collana per bambini, è stato letto da moltissimi adulti. Continuo a incontrare per il mondo adulti che si sono regalati a vicenda Parlare a Vanvera, che hanno sghignazzato moltissimo su queste mie finte etimologie e che l'hanno fatto diventare quasi un libro de chevet, no? Un libretto di culto buffo. Io l'avevo scritto pensando a dei ragazzi forse di prima media, ma non certo più grandi. Quindi anche lì il destinatario dei libri, a parte quelli per i bambini molto piccoli, è sempre un po' in bilico. Ecco, qui ci sono delle altre domande. Io non ne leggo. Ecco, sì, Marco. Esatto. Lui vuol parlare di storia delle mie storie, ma è un libro vecchio, è un libro che mi pento un pochino di avere scritto, perché intanto una delle cose che insomma ho imparato a privilegiare col tempo è il riserbo. In storia delle mie storie parlo troppo dei fatti miei privati, cioè io non credo che uno scrittore, ci sono tanti scrittori che parlano, che fanno continuamente autobiografia, che sfogano, non mi piacciono tanto quelli. A me piace chi scrive del mondo, chi scrive degli altri, cioè la mia interesse, la mia curiosità è per la vita degli altri, non per la mia vita. Allora, ai tempi, un po' perché me l'aveva chiesto l'editore, un po' perché mi avevano chiesto di scrivere un manuale di scrittura per ragazzi e io ho detto ma io so scrivere manuali, posso fare una testimonianza, però ci ho messo dentro troppe cose mie, personali, della mia famiglia, che oggi non rifarei, non metterei più. Lo scriverei in un altro modo se lo dovessi scrivere e mi hanno chiesto di ristamparlo, ma non l'ho voluto ristampare. Ecco, quello è uno dei miei libri che non si trovano facilmente, ma per mia volontà. Perché non lo riscriverei allo stesso modo, anche se so che a molta gente è piaciuto tanto. Che domanda lunga! Francesca, la conosco questa! Ciao carissima Francesca! Ma Francesca non ha una domanda, ha una dichiarazione d'amore. Grazie Francesca. Francesca è una mia lettrice che ho conosciuto da bambina, cioè che mi ha conosciuto da bambina leggendomi e che poi io ho conosciuto da adulta in carne ed ossa. Francesca da bambina ha scritto la definizione più bella e più concisa dei libri che io scrivevo. Diceva, c'è è sempre la storia di una famiglia dove succede qualche cosa. Che è vero, se voi pensate da Clorofilla a Ascolta il mio cuore, eccetera, c'è sempre la storia di una famiglia dove succede. Francesca, quando ha scritto questa definizione, avrà avuto 9 anni o 10 anni. Grazie di essere online, no, in streaming, Francesca. Abbiamo altri? No, siamo già 53 minuti, siamo per consumare il tempo che gentilmente ci è stato offerto. Sono stati bravi chi ci ha seguito fin qui, è stato paziente. La conclusione è al maestro. Una domanda, è arrivata. Rispetto alla sua esperienza, come giudica l'attuale TV dei ragazzi? Non la guardo proprio più. Appunto, vado più semplice. Non la giudico perché non la guardo, devo dire la verità. No, io trovo
per me la cosa meravigliosa era stata ai tempi la possibilità, i videoregistratori, la possibilità di registrare, per cui un programma poteva essere registrato, riguardato tante volte, criticato, guardato insieme a un adulto, quello che, ma anche per gli adulti, devo dire, è un programma che ti scappa e che tu magari guardi mentre sei distratta, mentre lavi i piatti, mentre passi, ti rimane una parola, per i bambini rimane qualcosa che capisci a metà, non va bene. Nel momento in cui invece tu hai le tue cassette, adesso i DVD, adesso i, non so come si chiama, i pod, via dicendo, ma lo puoi riguardare e ci puoi riflettere. Quindi questo, diciamo, è sul modo, sul medium, che è anche il messaggio. Però, no, signori, l'anno 21 compie 80 anni. Il tempo mi si sta restringendo, è poco il tempo che mi rimane, non sto seduta, guardo pochissimo la televisione, però certo non guardo più la televisione per i bambini, magari riguardo qualche vecchio. Un'altra domanda molto intrigante. Esco. Quali parole dedicherebbe alle donne in questo momento? Forza e coraggio, e soprattutto cancellate dalla vostra vita il verbo accontentarsi. Io ho conosciuto troppe donne intelligenti che davanti alle difficoltà, che sono terribili oggi per le donne giovani, in confronto a me, alla mia generazione, noi siamo vissute, io dico, quando si legavano i cani con le salsicce. Adesso le ragazze belle, brave, belle non c'entra, brave, preparate, competenti, non riescono a trovare altro che degli stage mal pagati, una cosa che mi fa diventare furibonda, questo del precariato. Per i maschi come per le femmine, però per le femmine in modo particolare. Però vedo anche che, a differenza nostra, che eravamo un po' ciniche con la liberazione sessuale, noi cambiavamo anche facilmente partner, o eravamo anche capaci di rimanere senza partner per un periodo, se per qualche motivo. Adesso le ragazze evidentemente hanno bisogno di essere spalleggiate, si sentono più indifese, e per loro nel gruppo non essere in coppia diventa un dramma, e dopo poco tempo, 2 o 3 settimane, scopro che quella che si era lasciata con Caio si mette con Tizio, che è uno scorfano, un cretino, uno scemo in confronto a lei, e le dico: ma perché? E sai, ero sola, non potevo stare, mi sono dovuta accontentare di quello che c'era. No, 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 non accontentatevi mai. Voi dovete avere dei desideri e delle esigenze chiare, pretenderle, e altrimenti meglio da sole, perché avete abbastanza forza. Pensate di non averne, ma ce l'avete. E quindi non accontentatevi degli uomini scemi e non accontentatevi degli uomini violenti, perché ai tempi miei, se ci davano uno schiaffo, gliene restituivamo 2, o se comunque non eravamo capaci, pigliavamo la porta e andavamo via. Oggi scopri che la poverina che viene uccisa ha alle spalle un anno di ceffoni, di maltrattamenti, di insulti e via dicendo. Non accettateli. Ragazze, non accettateli. Al primo schiaffo la porta e via. È quella persona cancellata dalla vostra vita. Che altro dire? Consiglio validissimo. Altra domanda? Ma che bravi che sono, che scrivono anche. Marta, questa avrebbe 1000 domande. Addirittura scrivendo una tesi sulle mie bambine. Allora, io ti faccio una raccomandazione. C'è un cliché: le bambine di Bianca Pizzorno, come se fossero tutte uguali. Guardate che se le studiate bene, io ho cercato di farle tutte diverse invece. Non so se voi pensate a L'Alage di Remi dalle orecchie d'asino, una bambina timidissima, una bambina imbranata, a differenza di Prisca, che è una forza della natura. Poi le due sorelle di Sulle tracce del tesoro scomparso, sono due sorelle diversissime, e studiate un po' anche le parole, non solo la trama, come va a finire. Guardate le parole con le quali io le descrivo, le parole che gli metto in bocca. Aristotele, nella sua poetica,
dice che un personaggio si definisce non perché io da fuori lo descrivo, ma perché lo faccio parlare, quindi dalle frasi che dice e dalle azioni che fa. Quindi studiate bene sulle mie bambine le parole che dicono, le parole potenti e le azioni che fanno. Altra domanda? Un'ora quasi, dai. Un'ora, diciamo che abbiamo. Grazie, però è un pubblico intelligente, attento e anche generoso. Beh, allora ricordiamo a tutti che da domani questo libro nelle librerie indipendenti con libri di supporto vi arriva dappertutto, quindi non avete scuse. Acquistatelo, leggetelo. È anche corto, ma rispetto agli altri miei libri è abbastanza corto, quindi non rischiate di affaticarvi troppo. È corto, ma devo dire almeno l'effetto su di me è che mi è invitato a essere riletto. È un libro che quando tu arrivi in fondo a questi tre racconti ti viene voglia di ricominciare. Quindi è corto, ma non ti appassiona. 300 pagine facilmente. C'è un sortileggio. È già un sortileggio, è vero. Allora, a risentirci a tutti. Grazie mille a Guido per la sua, come dire, risposta. Stavo per dire battibecco, ma no, siamo d'accordissimo, mi pare. Non è stato un battibecco come quello delle biscottiere. E buona lettura a tutti, non solo dei libri miei, ma di tutti, di tanti libri, perché ce n'è per fortuna di bellissimi in giro e ci hanno anche consolato tanto in questo anno di sciagure e di solitudine. Buona lettura. Grazie e arrivederci a tutti.